Il mese delle ferie ormai è andato e settembre si porta le novità di Netflix in arrivo, quindi prendete carta e calamaio che è il momento di appuntarsi alcune cose interessanti. Partiamo! Ho notato che avete apprezzato particolarmente la mia recensione su Evangelion della settimana scorsa, quindi ho deciso di lasciarvi in fondo a questo video due cose per cui i fan si stanno strappando letteralmente le vesti nel tentativo di capire. Vi ricordo di mettere un mi piace mentre io mi appresto a recuperare due cose uscite da poco su Netflix che magari potrebbero interessarvi. La prima è una serie anime dal nome Eden Zero. Si tratta di un ragazzo che scopre di possedere il dono del controllo della gravità e che si avventura nella galassia alla ricerca della Dea Madre. Tutto condito da battaglie robot e altri esseri. Infine è arrivata già la versione live action della Via del Grembiule e il nome è L'Ingegno dello Yasuka Casalingo. Dal trailer potrebbe essere valido, ma la rapidità non aiuta mai in questi casi e l'esempio dell'anime con lo stesso soggetto ne è la riprova. Adesso però è il momento di partire con le novità in arrivo. La prima grandiosa, immensa novità è ovviamente La Casa di Carta, visto che avrà inizio l'ultima stagione della serie. Questa sarà solo la prima parte degli episodi per tenere più sulle spine noi spettatori. Non so che altro aggiungere su questa bella serie, ne saprete sicuramente più di me. Però lasciatemi ricordare che Flora, che avete già visto ospite in altri dei miei video, ha curato l'adattamento italiano, quindi siamo in una botte de ferro. Il prossimo è una docuserie tutta spaziale, Countdown Mission to Space. Se anche a voi, come me, bramate fin da piccoli di svolazzare nel firmamento, questi 5 episodi della missione Inspiration 4 di SpaceX probabilmente fa per voi. I primi 2 episodi per presentare missione ed equipaggio scelto, poi arriverà un video sull'addestramento e in diretta infine YouTube nel canale Netflix il lancio vero e proprio a metà mese e dentro fine settembre l'ultima parte con tanto di commenti post volo. Un'avventura da non perdersi incrociando le dita che tutto fili liscio. Musk, io sono qui se vuoi un prossimo candidato per andare su. Adesso andiamo a parlare di un film Kate ambientato a Tokyo e che parla di un sicario che viene fermato prima di completare la sua missione. Il problema è che le iniettano alla nostra Kate un virus e ha meno di un giorno per recuperare l'antidoto. La trama non ha nulla di innovativo, ma dal trailer sembra molto tamarro e la presenza di Woody Harrelson mi fa pensare seriamente di dargli una possibilità. Purtroppo ora mi prende un po' di tristezza, arriva abbastanza a sorpresa il film Schumacher sulla vita del campione di Formula 1 che ha segnato un'epoca in Ferrari e nel mondiale stesso. Purtroppo tutti sapete che da anni ha problemi seri e spero che questo film sia un modo per ricordare le sue imprese e i suoi modi senza entrare troppo nel dramma o romanzando la sua vita. Io personalmente non apprezzo troppo questi film, ma sicuramente questa volta farò un'eccezione. Cercando un argomento meno pesante, vi introduco l'arrivo del cartone animato di He-Man and the Master of the Universe. A differenza dei primi 5 episodi della serie sequel usciti a fine luglio, questo ha un target più basso e soprattutto una grafica così moderna e finta da non piacermi. Se però cercate quell'esperienza da vecchia serie anni 80, questo probabilmente farà per voi. Finalmente una serie coreana dopo tanto tempo. Squid Game è qualcosa che mi ha fatto esplodere il cervello appena ho avviato il trailer. Come ha fatto il mondo a non pensare di creare questo miscuglio tra Takeshi Castle, da noi mai dire Banzai e Hunger Games? Per fortuna ci hanno pensato i coreani creando questa serie, con partecipanti ignari che ben presto rimpiangeranno di essere stati così avidi nel voler vincere il premio messo in palio.
Non siamo ancora alla conclusione dei consigli, però andiamo più su argomenti difficili con questo Confessioni di una ragazza invisibile. Il titolo brasiliano per un pubblico teen va a toccare un nervo scoperto per me e forse anche per molti di voi, il bullismo fra i bambini e adolescenti. Ammetto di non avere molte informazioni riguardo questa pellicola, se non che la protagonista cerca di rifarsi una vita quando si è trasferita a Copacabana, a Rio de Janeiro. Ma già, sono curioso di vederlo. Rimango su argomenti difficili con questo film Eravamo Canzoni. Si tratta di una produzione spagnola derivata da una serie di libri di successo e parla di una donna che incontra nuovamente il suo ex che, lasciandola, le ha incasinato enormemente la vita. Il problema è che il suo ex è tornato per dirle di avere sempre pensato a lei negli ultimi anni. Dal trailer sembra interessante e comico il modo in cui viene narrata la storia, con anche commenti al pubblico. Vedremo se meriterà tutta la visione. La fine di questo video si avvicina, ma ho ancora qualche cartuccia da sparare. La prima è l'arrivo del film Sonic il 10 settembre, un film che ha avuto molte polemiche prima ancora di uscire e che alla fine merita solo per Jim Carrey. Un film che invece mi ha stupito è Detective Pikachu, in arrivo il 12 settembre. Si tratta di un film non banale sull'universo dei Pokémon che abbandona per un attimo la dimensione bimbesca per buttare dentro una storia complicata e soprattutto anche di spessore, ma su tutti questi arrivi svetta sicuramente lui, Godzilla King of Monster, disponibile dal 19 settembre, il film migliore della nuova trilogia USA e che consiglio di vedere e rivedere di continuo. Siamo arrivati finalmente in fondo anche a questo video ed è arrivato il momento di chiarirvi quelle due cose sul quarto film di Evangelion, ma non prima di avervi invitato a mettere mi piace a questo video e iscrivervi ancora se non l'avete fatto a questo canale attivando la campanellina e ringraziandovi per i commenti e per condividere questi miei video sui vostri social. Sono davvero contento che apprezziate i miei sforzi. Ora però cambio al volo la luce ed entriamo in questo micro spoiler su Evangelion. Tutti impazziti per la datazione della targa sulla nave della Willy. Avete per caso riferimenti come AC o DC? Ma soprattutto avete notato che a differenza della serie non c'è mai un vero riferimento alla nostra timeline umana in questa rebuild? Vorrà dire qualcosa, no? Magari che siamo nel passato o nel futuro o in un'altra dimensione. Ricordatevi sempre che Anno ci trolla da una vita. L'altro punto invece riguarda Asuka, che viene data come clone. Ebbene, non è un clone e lo dimostrano i suoi discorsi sul passato e il fatto che abbia il limitatore di angeli. La se stessa che ritrova alla fine è poi quella parte di sé intrappolata nell'Eva durante la fusione in cui Stupi Shinji si è bloccato dal salvarla. Insomma, lei è una fusione tra un angelo e Asuka, quindi l'unico clone è solo la buona vecchia Rei, ok? Adesso fate pure partire i flame nei commenti, noi però ci si vede al prossimo video, ciao!